La voce di Manduria, il quotidiano più piccolo del mondo solo nel formato. Ogni tanto, no? Vengo io. Ente fiera, la fiera decima. Quante edizioni sono? Perché sono un ignorante. 270? 277, la prossima, 278esima. 278 anni di storia. E tuttora ancora diamo in gestione la fiera pessima a delle cooperative, delle aziende. Nulla togliere a loro, che vengono, si prendono i soldini dei manduriani e se li portano a Canicattì. Ma è una cosa normale? Abbiamo veramente dei professionisti e delle aziende che non hanno da invidiare niente a nessuno. Non c'è però l'indirizzo politico giusto da parte dell'assessore preposto, in questo caso credo che sia attività produttiva, giusto? Non mi ricordo come si chiama. Comunque, dovrebbero chiamare le aziende, dovrebbero chiamare gli imprenditori a dire: la fiera pessima è di Manduria, la dobbiamo gestire noi manduriani, creare un ente, creare una cooperativa e fare in modo che questa cosa cominci a funzionare negli anni e magari abbattere anche un po' i costi, perché è normale che un'azienda che arriva da fuori non arriva perché ama Manduria o perché in qualche modo vuole fare delle donazioni, dovrà pur portare a casa qualcosa, no? Mi sembra normale, non voglio parlare male, è inevitabile, è il lavoro. Perché questo non lo fa un ente? E magari una piccola azienda di Manduria invece che paga 3.000 euro lo metro quadro, ne paga 100 euro, no? No, non si può fare, dobbiamo fare la gara d'appalto e far arrivare i soliti, come si dice in italiano, noti, chiedo scusa, i soliti noti. Volevamo ricordare che c'è il gazebo per la raccolta firme, per mandare... Ha mai spicciato la carta, voglio... Ma la rifacciamo perché abbiamo esaurito i moduli praticamente. No, c'è ancora. Allora, no, teniamo aggiornati i cittadini. Al di là di quella che era la raccolta firme che già era cominciata da qualche giorno e di tanti moduli ancora che sono sparsi nelle varie attività, da questa mattina alle 9:30 al momento abbiamo raccolto solo in piazza 6.000 firme. Grazie! A casa, Manatasci! Allora, adesso chiamiamo per un altro intervento Leonardo Moccia. Prego. Buonasera amici e signori. Prima di iniziare nel mio discorso vorrei precisare qualche cosa anche per l'amico Breccia. Si è detto che questa è un'iniziativa voluta da un gruppo e che altri partiti non hanno mai iniziato a fare delle azioni del genere. Io voglio ricordare il CDU di cui io rappresento, Cristiani Democratici Uniti, e dall'inizio dell'insediamento di questa amministrazione che sta cercando di fare battaglia. Per chi legge i giornali, perché non siamo in amministrazione purtroppo, e quindi non è che possiamo agire molto, però sui giornali, Gazzetta, Quotidiano, ogni settimana noi stiamo dando in testa a questa amministrazione per quello che non fa. Non vorrei, chiedo scusa, fammi finire. La campagna elettorale, la colla, la scopa e mi scavo le palestre. No, qua non si fa campagna elettorale. Fammi finire, non è campagna elettorale, ma ti voglio dire, ragazzi, io quello che voglio dire, non sto facendo campagna politica e campagna elettorale, ma voglio farvi capire che noi è da tempo che stiamo combattendo, anche se molti non lo sanno, è da parecchio tempo che noi stiamo dicendo che questa amministrazione non funziona e non vale per quello che rappresenta Manduria, perché gli elettori sono stati traditi da questa gente, perché questa gente non sta lavorando per il paese, per la città, ma solo per la propria visibilità e per la propria, non dico interessi, non lo so, per i propri beghe personali. Allora noi l'abbiamo capito da tempo e questo che ti voglio dire, caro Breccia. Speriamo che questa iniziativa non sia la prima e l'ultima, ma sia una delle prime, perché ce ne vogliono tante iniziative del genere. In piazza ci si può discutere con la gente, ci si può confrontare, cose che gli altri non fanno. Perché non l'abbiamo fatto prima noi? Noi non l'abbiamo fatto perché l'unico partito da solo potevano dire: ma questi cosa vogliono? Adesso ci affiancheremo a voi che avete avuto questo coraggio. Io faccio la valletta, però
dobbiamo specificare una cosa. Manduria Noscia è un movimento liberi, non siamo targati, no, poi... perché noi non affianchi, no, dire voi poi ci affiancherete, no, mi dispiace. No, no, l'ho detto, affiancherete. No, no, siccome l'ho detto che c'è qualcuno dietro noi, mo c'è qualcuno a fianco, allora, la cosa si può essere rovinata. Sì, io la faccio finire, però, se Manduria è qui e... penso che sia quello il sentimento. Se no, la faccio finire, però è bene mettere le cose in chiaro. E perché è un movimento di semplici cittadini e se Manduria si muove perché è stanca, giusto? Allora, sborsiamo quello un po', che voglio dire. Perdonami, con tanto rispetto ed educazione, e sono famoso per la mia educazione. Allora, abbiamo parlato bene con tutti e vi abbiamo detto che diamo la parola a tutti, l'importante è che si usino dei termini che non siano in qualche modo affiliabili a campagne elettorali o a politiche, perché qui campagna politica c'è campagna elettorale, chiedo scusa, sono 6 mesi ancora, chiedo, vabbè, uno pure ha ziccato in quella parte, allora, e qua non è che non ti faccio gola, se comunque se mi fai allora, ti rendi conto quello che volevo dire. Allora io non voglio togliere la parola a nessuno. L'argomento è unico, 4 anni di amministrazione Massafra, quello che si è fatto, quello che non si è fatto, quello che si doveva fare, non quello che io avrei fatto o quello che farò, perché ripeto, ti pigli i manifesti, la scopa e la colla e te li bammischi. Allora, bravo Mimmo. Allora signori, queste battute non valgono fino a un certo punto, perché se mi fate finire il discorso vedete dove vogliamo arrivare, perché vi sto dicendo che ci sono anche fessi come noi che stanno cercando di combattere dall'inizio e da prima e non da oggi soltanto. In ogni caso, quello che vi voglio dire è questo: noi abbiamo iniziato, per chi non lo sa o quelli che sapevano, che per i disoccupati ci sono stati fessi come noi in piazza a fare una manifestazione, dove il sindaco sul palco è salito e non ha mai preso impegni per i disoccupati, se non lo sapete. Per quanto riguarda anche sulle tasse, abbiamo preso delle iniziative che stiamo portando in tribunale per l'ex SECA che vi hanno applicato sulle tasse maggiorazioni che non dovevano. Allora, questo non lo capite. Allora, ragazzi, che vi devo dire? Allora, a maggio ti dobbiamo votare, questo manca lo dice. A maggio ti dobbiamo votare. Nessuno, nessuno. Allora, lo volete sentire ancora? Nessuno. Indice di Milano, ragazzi, che vi devo dire? Noi però faremo la nostra battaglia, anche se voi siete di me. La voce di Manduria, il quotidiano più piccolo del mondo, solo nel formato.